Vorrei ordinare un piatto di tagliatelle ai funghi e da bere vorrei una bottiglia di aranciata, va bene? E perché? Perché ti sto chiamando, dici? Perché sei in ritardo per il tuo colloquio, ecco perché! Dovresti essere al noleggio delle limousine di Chan! Muoviti! Riesci a crederci? Quel Bucky Butler! Quello che vuole entrare nella banda? Sì, era alla galleria d'arte! Beh, hanno una magnifica collezione di sculture cubiste. E che vuol dire cubista? Bucky Butler. Questo nome mi suona familiare. Ma sì, l'ho arrestato 2 anni fa. Se riesco a toglierlo di mezzo, posso prendere il suo posto al colloquio per entrare nella banda di Chan. Colpa mia! Ehi! Pensi di questo? Arrivederci, signori. Spero che la galleria le sia piaciuta. Sì, grazie. Ho preso questa bellissima stampa al negozio di souvenir. Ah, sembra quasi l'originale. E come? Beh, ci vediamo. Non sapevo che vendessero stampe al negozio di souvenir. Ehi, tu, fermati! Ti conosco, sei quello sbirro che mi ha arrestato. Bravo, Chase, bel modo di farti scoprire dal tuo obiettivo. Voglio solo, parlarti! Polizia! Non mi sfuggirai! Cosa mangio?
Ehi, amico, perché continui a starmi addosso? Tu vuoi unirti alla banda di Chan? Beh, non è mica un crimine. Diamine, non mi piace dire alla gente come fare il suo lavoro. Ma se proprio vuoi arrestarmi per qualcosa, fallo per il dipinto che ho appena rubato, sciocco! Oh? Oh, cavolo! Grazie, Bucky. Ok, meglio che vada al colloquio adesso. Che giornata. Ciao. Operazione di polizia. Se potessi permettermi un taxi ogni volta che devo andare da qualche parte. Perché non è già sicuro? È un'emergenza! Ehi! Sei tu quello nuovo? Sì, signore. Oh, mi aspettavo un delinquente, ma tu hai un'aria più rispettabile di quello che pensavo. Allora faresti meglio a infilarti un paio di occhiali, vecchio. Ha, ha, così va meglio. Ok, devi andare a tirarmi su qualcuno. Oh, si sente giù di morale. In auto! Ah, sì, certo. Si tratta di Forrest Blackwell. Il multimilionario. Esatto. Ma non sarà facile. Il signor Blackwell è assediato dai paparazzi. Cercheranno di seguirti. E al signor Blackwell non piacerà. Ho ricevuto, nessun problema. Sono un asso al volante. Bravo ragazzo. Raggiungilo alla torre Blackwell. E trattalo bene. È il nostro unico cliente. Cosa fai lì con le mani in mano? Thank you.
dice di un'intervista? Si vergogna forse? Cosa farà? Speso! Sorrida! Sì, guardi in camera! Che ne pensa dell'ambiente? Signor Blackwell, sta ancora pensando allo scandalo? Perché nessuno può più accedere alla sua torre? È vero che preferisce i gatti ai cani? Signori, per favore, rispettate la privacy del signor Blackwell. Vuole solo andare in un luogo misterioso per sbrigare alcuni affari segreti di cui non vuole parlare. Quali affari segreti? Preferisce i gatti. Cosa c'è che non va nei cani? Perché tutti questi misteri? Dove la porto, signore? Gentile da parte sua chiedermelo, giovanotto. Devo assistere a una delle ultime rappresentazioni dell'E-mail senza fine al Teatro Gillespie. Immagino sia già a conoscenza della mia avversione per i paparazzi. Sì, signore. Farò del mio meglio per seminarli. Mi rendo conto che questo potrebbe costringerla ad adottare uno stile di guida, per così dire, poco ortodosso. Beh, potrebbe esserci qualche scossone. Oh, non si preoccupi per me. Ho cavalcato le navi del deserto. Nulla è paragonabile al disagio che queste hanno arrecato alle mie terga. Anche lei è un sostenitore dell'arte, giovanotto? Beh, mi piace quella serie televisiva della scimmia che risolve i crimini. Ah, oh, un fine conoscitore. Posso chiederle di cosa parla la rappresentazione che vuole vedere? Autorità, leggi, burocrazia. Insomma, i tipici affanni del luogo. Mi ricorda il mio vecchio lavoro? Ah, vedere i propri piani rovinati da insulsi individui? Ma che fare? O si va avanti senza curarsene? O si diventa pazzi? Sì! Pazzi! Oppure si potrebbero fare le cose alle loro spalle senza che se ne accorgano. La terza possibilità. Non lo dica a nessuno, ma è la mia preferita. Anche la mia. Mi auguro che la rappresentazione le piacerà. La ringrazio. Temo che sarà l'ultima possibilità di vederne una prima di rinunciarvi per molto tempo. Sa, mi aspetta un lungo viaggio. Ma che ora? Beh, credo di essere ancora tutto intero, mio caro autista. Non è necessario che mi attenda, tornerò a casa con altri mezzi. Arrivederci! Bene, signore. Il signor Blackwell? È rimasto entusiasta della tua guida. La tua totale mancanza di rispetto per il codice della strada dimostra che sei un vero criminale. Bravo! Grazie, io odio il codice della strada. Già, credo proprio che tu sia la persona che fa il caso nostro. Hai mai rubato nulla? Qualche leccalecca. Un migliaio. Un bambino. Dell'asilo? Eccellente! Ti meriti una promozione. Raggiungi il vicolo a sinistra dello sfascia carrozze a Pagoda Town. Lì troverai il mio capo. Ci penserà lui a spiegarti cosa fare. È ora di incontrare il signor Chan. Sulla strada, Chase. Per una promozione? Tu? Ma tu sembri uno sbirro! Beh, ti sbagli. Vedi?
Salve autista, vuoi guadagnare un po' di soldi? Smettetela, guardate che vi licenzio, idioti! Che cosa hai in mente? Una guida spericolata? Vacci piano! Una guida tranquilla? No! Prima devi dimostrarmi il tuo valore. Ecco una serie di istruzioni. Seguile e poi vieni a fare rapporto al mio sfascia carrozze. E non farti beccare come quelle teste vuote! Certo, signor Chan. Per favore, chiamami solo signore. Cosa fai ancora qui? Ok, Chan vuole che recuperi un'auto dal suo rivale mentre è a un ricevimento. Mi sa che dovrò rompergli le uova nel paniere. Speriamo bene, non vorrei fare una frittata. Accidenti! Non è giusto che ci tocchi fare la guardia a questo posto. Già. Ehi, potremmo fare un salto alla festa in piscina dell'hotel. Forse, se iniziassero a suonare un po' di musica decente. E servissero da mangiare. Bruciato e del tutto immangiabile senza un barbecue. Non mi sono esercitato 2 giorni interi come cuoco per poi fare i conti con una simile incompetenza. Ehi, un barbecue! Ed è pure pulito! Questa volta non dovrò annegare tutto nel ketchup per mascherare il sapore. Ora mi serve solo qualcosa da cucinare. Non mi ha capito come scappate da più. Devo vedermi con Wade per mangiare qualcosa. La promozione mi serve. Questo posto è pieno di belli indizi. Ehi, spettacolare! Devo andare in un posto. Non ci sono mai buone notizie. Devo vedermi con Wade per mangiare qualcosa. Devo andare in... Quello è... pollo? È perfetto. Puoi metterlo lì sopra per me? Non mi sono lavato le mani. Grazie. 30 secondi ed è pronto da mangiare. Ti va una coscia di pollo al sangue?
No, grazie. È odore di cibo questo. Direi di sì. Ci vediamo. La promozione mi aspetta. Ehi! Ci posso credere. Soltanto mezz'ora di pausa pranzo. Oh, cavolo! La mia console è esplosa! È l'ultima volta che metto su della musica lirica! Dove ti trovo? Wow! Sei un fenomeno dell'elettronica! Ma avrai bisogno di un altro disco prima di far girare quelle piastre! E... kaboom! mi sa che qualcosa è andato storto. E ora la riporterò indietro, shamasabum! Un disco? Forse dovevo dire bracacadabra. Questo proprio non mi piace. Bracacadabra. No, è quello per far apparire le rane. Ah, beh, sono certo che sta bene. Ci posso pensare domani. Oh oh, credo di essere preda del ritmo. E tu? Che stai facendo? Lavaggio auto in incognito? Prendetelo! Spero di farci. È vero che adesso fai parte di una banda criminale? Sì, è vero, lavoro per Chan Chuang. Non posso crederci! Io ti ammiravo, Chase!
per davvero, Frank. Mi sono infiltrato, ricordi? Così posso scoprire dove Rex e arrestarlo. Sì, lo sapevo. Non devi più firmare quel biglietto di buona fortuna per il tuo nuovo lavoro. Ascolta, Chan mi ha chiesto di prelevare l'auto di uno dei suoi rivali. Non era un tizio molto raccomandabile, ma probabilmente dovrebbe essere risarcito dalla città. Puoi domandare a qualche superiore di occuparsene? Certo, nessun problema! Una volta ho consegnato al sindaco un messaggio importantissimo da parte del sindaco. Oh, ok. Ora ti mando tutte le informazioni. Ci vediamo, Frank! Ehi, ottimo lavoro, autista! Ti sei dimostrato davvero affidabile! E per fortuna, perché devi raggiungere il mio ufficio al noleggio delle limousine. È scattato l'allarme antifurto. Manderei Feng o Ling, ma al momento hanno le mani legate. Ve l'avevo detto di non giocare a saltare con la corda durante l'orario di lavoro! E che mi dice del vecchio che lavora al noleggio delle limousine? Ho dovuto licenziarlo perché si prendeva troppe confidenze. E un po' mi dispiace, sai. È mio padre. Se scopri qualche intruso, voglio che lo sistemi per bene. È chiaro? Ok. Ah, per i miei clienti la privacy è fondamentale. Quindi quando sei nel mio ufficio, non ficcanasare nel mio schedario! Non me lo sognerei nemmeno. Che starà facendo lì dentro? Due. Fermo! Chase!
Credevo fossero gli uomini di Chan. In un certo senso. Mi sono infiltrato nella sua banda. Che ci facevi nel suo ufficio? Sto cercando mio padre, Chase. E dove? Dentro uno schedario, per caso? No, no. Poco prima che sparisse, è stato visto salire su una limousine. Una di Chan? Penso di sì, ma nell'ufficio di Chan ho trovato solo dei sacchi di denaro vuoti del locale di Pappalardo. Pappalardo? Sì, la gelateria, con il furgone, lo sai, no? Sì, me lo ricordo molto bene. Quindi se Chan lavora per la banda di Vini Pappalardo, allora è Finn che lavora per Rex. Ehi, dove stai andando? Chan deve aver nascosto mio padre da un'altra parte. Ferma! È troppo rischioso! Troverò io tuo padre! È il minimo che possa fare! Non lascerò che tu metta in pericolo mio padre solo per pulirti la coscienza! Ma non è per questo che voglio aiutarti. Cosa hai trovato nel mio ufficio, autista? Oh, niente. Credo che un animale abbia fatto scattare l'allarme. Qualche mulo testardo. Di nuovo? Te l'avevo detto di non conservare le carote lì dentro, idiota! Tranquillo, nessuno sa che lei lavora per Vini Pappalardo. Eccellente! Cosa? Hai frugato nel mio schedario! Mi spiace, non ho resistito. Però, wow, Vini Pappalardo è un pezzo grosso del crimine. Sì, forse, ma al contrario di me, Vini Pappalardo ha un carattaccio. Cosa? Io sono calmissimo! Sei licenziato! E poi non si fida di nessuno. Non da quando Mou, il suo braccio destro, è stato arrestato. Probabilmente Vinny sarebbe molto grato se qualcuno gli desse una mano con Mo. Oh, certo. Basterebbe rubare un furgone penitenziario e andare a prenderlo fuori dal tribunale dove verrà condannato oggi. Aspetta un attimo! Non avrai mica intenzione di unirti alla sua banda, vero? Tu sei il mio autista! Non per molto. Se riesco a evitare che Mo finisca in prigione, potrei entrare nella banda di Vinny e avvicinarmi a Rex. Ehi, Chase! Serve qualcosa? Cosa mi puoi dire del braccio destro di Vinny Pappalardo? Mo De Luca? Non è proprio un criminale, è solo il cugino di Vinny. E allora perché lo vogliono condannare? Fammi controllare. Ah, però non ha pagato 412 multe per divieto di sosta. Divieto di sosta? Quindi immagino che non importi a nessuno se non finisce in prigione. Che hai in mente, Chase? Chan lavora per Vinny e sono quasi certo che Vinny lavori per Rex. Ma per unirmi a Vinny, devo fare in modo che si fidi di me. Facendo scappare Mo di Luca? Temo che violi ogni regolamento. È l'unica pista che ho. La centrale ha un furgone penitenziario che posso prendere in prestito? Forse. Prova con Chuck, lo troverai sul retro della centrale. Gli dirò che stai arrivando.